Eren, ripigliati. Come stai, Eren? Soffra le tue palle, Eren. Eren. Bella, giovani accoppa titani. Siamo tornati su Shingeki no Kyojin, episodio 5. L'ultima volta eravamo rimasti con un Eren che fa un carpiato, un salto, un pugno a girare e si trasforma in titano per compiere la missione che gli è stata data. Solo che il giovanotto manda tutto a puttane perché perde il senno cercando di colpire Mikasa ripetute volte, la quale cerca di farlo ragionare, provando a scuoterlo mentalmente. Gli dice: Eren, questo mese non mi sono venute le mie cose. Ora abbiamo Mikasa e Eren ha perso il senno, un po' rincoglionito. Dovremmo aiutarlo, pensa, di prendere il possesso delle proprie facoltà. Qui stanno per dare missione fallita perché è impazzito Eren. Abbiamo fallito? Attenzione, Armin, parte! Scatta sulla fascia. Intanto noi con Mikasa vediamo che cazzo dobbiamo fare, perché io penso dobbiamo andare da Eren. Eren, ripigliati. Come stai, Eren? Soffra le tue palle, Eren. Eren. Non si arripiglia. Vabbè, intanto facciamo fuori il gigante qui intorno, allora. Oh cazzo. Prendi Eren, ok. No problem. Ti azzardare. Giù bene. Lasciate stare Eren, che è in paranoia. Lascialo stare, sai. Ti azzardare. Ok. Mio Eren, ripigliati. Sei un po' briao. Ok, devo salvare gente. Quindi Eren lo posso cagare un attimo qua. Arrivo now. Forza. Yo, bitch. Arrivo ciccio, stai calmo. Guarda Marco come vola. Bella. E giù il ciccio. Ok, Armin è andato. Ok, ma è andata bene anche senza bombole. Attenzione, Armin va al collo di Eren. Gli ci fa un succhiotto. Giusto un taglio leggero, dice. Si affonda tutta la spalla. Cerca di risvegliare Eren da questo mini trauma impallato. Non volevi vedere il mondo esterno? Attenzione, lo sente Armin.
Scusate, Eren. Che si riprende con il pacco liscio. E attenzione, parte con la vera missione, Eren. Prende il masso. E si incammina verso la breccia, grandissimo. Anche sta scena nell'anime è stupendissima. Io l'ho fatta, Mikasa! Quindi ora dovremo difendere Eren mentre porta la roccia alla breccia. La roccia alla breccia. Faccio anche le filastrocche. Minchia, sono tutta bagnata. No, non ho ancora il cazzo di gas. Porca la puttana. Ma io voglio lui in squadra. Al posto di questa cazzona. Ma nessuno mi dà il gas. Ok. Pure senza gas. Che l'ho tritato. Ok, però ragazzi, ora non si scherza. Le lame ce l'ho, non è gas. Ah, cazzo, ma uno me l'ha dato quando ho passato la missione, almeno uno. Dai, 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 dai. Yo, bitch. L'abbiamo fatta. No. Appare il gigantone cattivissimo. Proprio qua davanti, eh. Coincidenza, eh. Attacco multiplo. Non gli fa granché, quindi continuiamo. Ancora, ancora. Quanta cattiveria, mamma mia, mamma mia, casa mi garba troppo. E noi buttiamo tutto prima, tutto. Il momento del collo. Stra! Mamma mia. Attenzione, chi è Eren con la sua possenza muscolare pazzesca. Beh, le cinematiche sono stupende in questo gioco. Così, fanno vedere la crudeltà. Vedere che anche noi siamo potentissimi. Mamma mia, la super Mikasa. No problem. Ci sbatte la roccia con tutta potenza e butta giù il muro. No, scherzo. Ed è andata, missione compiuta. Oggi è il primo giorno in cui l'umanità ha vinto contro i titani realmente. Insomma, direi, insomma. SSS ovviamente. Qui parla di un periodo che passa dopo il successo della storia di Eren che ha tappato la breccia con il masso. Dice tutti i sacrifici non sono stati vani, eccetera. Il
forse si inizia a far vedere gli altri reggimenti. Attenzione. Mamma mia, un'ombra, chi sarà questa persona? Capitolo 2. 超大型巨人によってトロスト区の壁が破壊される数時間前、精鋭からなる調査兵団は壁外調査に出発しようとしていた。 È passato un bel po' di tempo, eh? 来たぞ!調査兵団の主力部隊だ! エルヴィン団長!巨人の門を蹴散らしてください! Comandante Erwin! 見ろ!リヴァイ兵士長だ! Guardate il comandante Levi! Lo so che si dice Levi, però a me frega. Levi. Con la sua tenebrosità. Un ragazzo felice nella vita. Qui parla del reggimento di Levi, che in pratica va fuori dalle mura a fare le missioni, che sono quelle più difficili. Lì si hanno fatte le tentazioni. Super Levi. Mamma mia. Anche se questa l'ho imparata anche con Eren, io, Ebbene sì, siamo Levi. Anche per oggi, ragazzi, il nostro video finisce qui. Sì, è vero, un po' il gameplay a lungo andare è ripetitivo. Alcuni mi hanno detto, cammigate, devi solo stare a ammazzare i titani. Eh sì, grazie al cazzo, il cartone è basato sul fatto che i giganti attaccano la terra. Cosa doveva essere il gameplay? Tamare i giganti o giocarci a carte? Sarà anche un po' ripetitivo, raga, ma la storyline è una sega a due mani. Fatto strabene con cinematiche da paura e c'è shading fantastico. Quindi io nel frattempo vi ricordo, se non vi siete iscritti, di iscrivervi al canale, di mettere mi piace se vi è piaciuto il video, di commentare e di iscrivervi alla mia pagina Facebook, al gruppo Steam e al canale Telegram che troverete sotto in descrizione. Per il resto vi saluto e ci becchiamo al prossimo video!